Venezia, oggi Maria Stella Gelmini, ministro per l'istruzione, ospite di un convegno organizzato da Confcommercio sul tavolo i temi della riforma della scuola, ad attenderla anche la contestazione di un gruppo di studenti, insegnanti e genitori. Sentiamo Luca Ginetti. Ieri la bocciatura dei sindacati, oggi a Venezia la contestazione di studenti, insegnanti e genitori. Eppure il ministro dell'istruzione, Maria Stella Gelmini, non demorde sul piano di riforma della scuola. Dall'assemblea dei giovani imprenditori di Confcommercio lancia l'appello. Non facciamo della scuola un altro caso in Italia. E per evitare questo chiede senso di responsabilità all'opposizione. Mi auguro che l'opposizione ci sente. Che torni ad utilizzare i toni pacati e che insieme, nel rispetto reciproco dei ruoli, nel rispetto delle responsabilità che i cittadini ci hanno affidato, possa mettere al centro l'interesse generale. Alla Gelmini ha fatto eco il ministro per la gioventù, Giorgia Meloni. Oggi la scelta che dobbiamo fare è una scelta diversa, una scelta di razionalizzazione delle risorse per avere una scuola migliore, una scelta di avere magari meno docenti, ma di poterli pagare di più e quindi anche di aiutarli ad avere un ruolo più credibile e importante all'interno della scuola. Piena disponibilità a discutere in Parlamento, ha assicurato Enrico Letta del Partito Democratico, purché si parli di riforme concrete. Tremonti ha fatto dei tagli molto pesanti e molto duri, poi attorno a questi tagli si è cercato di costruire un vestito che raccontasse di una riforma completamente condizionata dai tagli. Noi vogliamo parlare di riforme. Preoccupati sui riflessi di queste studenti, insegnanti e genitori. Passare il sapere ai bambini non è sfogliare un libro di scuola, un maestro unico, è impossibile. Un ritorno a una scuola, come dire, con un'impostazione quasi primo novecentesca, dal maestro unico al ritorno del voto di condotta. Ci ascoltiamo.